Silvesco Removal. Eccolo. Ok, GG. Perfetto. Questa partita abbiamo fatto quello che questo mazzo deve fare. Chiaramente. Il suo mazzo ha dimostrato di non essere eccelso. La life staff può essere utile, non più di tanto. Avendo visto anche Glintock Idol, forse Pistol Strike potrebbe essere meglio del Lichen Bite come trick. Direi che potrebbe essere una modifica abbastanza buona. Sperando di riuscire a giocare con 7 carte questa partita, che comunque è doppio mulligan, anche se stavolta ci ho dato una mano. Qui siamo un de draw. Beh, questa mano un de draw si può tenere. No, non voglio mulligare. Abbiamo chiaramente bisogno di una terra o due. Però finalmente abbiamo una massa di spell abbastanza decente. Abbiamo mulligato da 6 on the play. Che non è una cattiva cosa. Mana blu. Sta castando qualcosa? No. Partiamo sempre di mana nera in caso di peschiamo Ghezzo Verdict. La terra ci fa molto piacere. Flenser Mighty into Whispering Spectre. Onesto, no? Non esistono counter per le creature che costano uno blu e uno rosso. Rosso, un po' di Sicilia a me. Ah, che carino. Mana di ogni colore. Attacchiamo. Poi via di Whispering Specter. Prossimo turno non sarebbe male gippare Carapace su Whispering Specter, attaccare. Andrebbe a 5 poison. Speriamo sia un volante. Ole. Slurp. Va a 2 poison, 3 poison, 4 poison, gli potrei far scartare tutta la mano. E non è affatto male. Mamma mia, signori. Solo grandi numeri. E qua il Whispering Spectre ha dimostrato perché ci tenessi così tanto a cercare in tutti i modi di... per star fede al mio pick. Ok. Se peschiamo ci vorrebbe una bella terra qui. Virulent Wound. Virulent Wound. Va bene. Questa situazione con lui a 0 carte in mano ci sto a tradare una creatura per una buona pescata sua. Ok, come pensavo prima o poi avrebbe dovuto blancare su qualcosa. Kalosis Barrier in modo da avere il mana per fare il Glissa Scorn sulla prossima giocata sua. La partita è chiaramente in pugno a noi in questo momento. L'avversario inizia a ciamploccare contro Infect, è palese che sta bello a pecora. Qui il Whispering Spectre chiaramente si è portato via la partita. È chiarissimo da dove provenga la vittoria.
cosa? Shutter, va bene. Credo che non ci siano molti outs per lui con 4 terre. Che cosa aveva in mano quando gliel'ho fatto scartare? Rest Slash, Risola, Necrobouncer e Mirsair. Ok. E ce ne andiamo sul 2-0 agilmente. Peraltro avremmo anche pescato un po' di action. Pronti per la terza? Scusate, ma avevo dimenticato di avviare la registrazione. Abbiamo iniziato la finale. Abbiamo vinto il tiro del dado. Abbiamo fatto due mana Flensermite e il nostro avversario ha risposto con due mana Dottero. Abbiamo attaccato, non ha bloccato, abbiamo fatto tre mana Whispering Spectre. Lui non ha attaccato, abbiamo attaccato con entrambe le creature, anzi ha attaccato col Dottero, abbiamo attaccato con entrambe le creature, non ha bloccato, non abbiamo sacrificato e abbiamo calato un altro Flensermite. Ora ha fatto Arrest sullo Spettro, noi a fine turno abbiamo fatto Leafing Bite, adesso stiamo attaccando col Black King Goblin che abbiamo castato sul nostro turno. Scusate, ma allora un po' tarda mi ha parzialmente distratto. Il nostro avversario ha un mazzo che tra gli altri ha Elesh Norn, che non è proprio una cosa da poco. Allora, vediamo un po'. Se metto Caravaggio qui, lo mando a 9, a 9 Poison. Quindi probabilmente è la scelta migliore, anche considerando il Virulent Wound che abbiamo in mano. E adesso il Virulent Wound è letale in qualsiasi momento sul suo Pit Driller. Speriamo si tappi out così non abbiamo rischi strani. Ok. Ho fatto così per sicurezza, in modo tale che se anche una bump spell perde. Solo per questo. Ok, il suo mazzo l'ho guardato prima, è un bianco-nero che ha Leoni Skyhunter, qualche volante, però non tantissimi. Contro... Potremmo mettere Melira, ma a quanto pare di segnalini -1/-1 ha solo Pit Driller, o almeno questo ho visto solitamente anche nelle partite precedenti. Quindi credo che il mazzo vada bene così, tutto sommato, anche per la seconda partita. Pausa un secondo. Ok, ecco il secondo game. Ha deciso di lasciarmi iniziare. Sta mano non è buona come la precedente, però forse posso tenerla. Sperando non abbia una partenza super aggressiva di Skyhunter, per esempio. Adesso ci vorrebbe di pescare un bel drop a 2. Ne abbiamo parecchi nel mazzo. Ovviamente non peschiamo niente.
È inutile castare la foresta perché tanto lì ci imbatte, così almeno non ci sono almeno due creature, non si può castare. Oddio, ho saltato il land drop. Creatura, devo pescare creatura. Ha tenuto la one lander. Devo pescare assolutamente una creatura a questo turno. Cazzo. Ovviamente zero. Di buono c'è che sia un mirror, io lo secchiamo. Adesso si casta Corpse Cure senza niente? Bella domanda, forse sì. A questo punto sì. Frega niente, se non ho l'abilità. Se salta un altro land drop ci divertiamo. Ok, gli faccio onesti 5 poison sto turno. Carino, no? Pompante sulla mia e removal sulla sua. Quindi il prossimo turno è quasi morto. Arresto. Dimmi di no. That's verdict. E adesso ritorno in partita. O forse no. Equipo ora perché voglio giocare intorno al meno 1-1 in stile Infection e anche Virulent Wound. Preferisco giocare intorno a quei due che intorno a Arrest o altre cose simili. Perché per contro l'Arrest non è che possa fare chissà quanto. Se ce l'ha, ce l'ha. Ovviamente ce l'ha. Hanno sempre tutti tutto. Cazzo. Ovviamente adesso inizierà a pescare terre su terre. Palesemente. Painsmith, vabbè, sti cazzi. Puoi averlo, il tuo Painsmith di merda. Sì, onesto. Goblin più equip. Una buona top deckata in realtà. Sperando non abbia il -1/-1 e poi il blocco o un Grasp of Darkness. Speriamo sia solo un champ block. Ok, onesto. Onestissimo. Ricordiamo che il suo mazzo c'ha cioè, Elesnorn che è un vago, vaghissimo problema. 5 mana, un artefatto. Partisan, ok. Non so se voglio tradare per Partisan. Forse sì. O forse no. Dio, me la sta prendendo, pazzo. È pazzo. È pazzo. Adesso anche se ha la fratta in mano io ho Blight Mamba che rigenera. Non puoi andare a 9 poison contro Infect. Sei un folle. Pazzo furioso. Pit Driller. Va bene. Va bene. Attaccami.